nostri canti, abbiamo scelto insieme, abbiamo fatto insieme la scaletta e con cura nel selezionare dei brani, brani legati alle tradizioni, li ascolterete dopo, ma anche canti più nuovi, più attuali, con un'attenzione particolare a dei canti che ci riconducono al tema che noi stiamo trattando quest'anno nel nostro istituto, che è ambiente e benessere. Perché noi puntiamo molto sulla formazione dei nostri ragazzi, che vogliamo divengano dei cittadini responsabili, portatori di valori sani e universali, custodi della nostra terra, impegnati a migliorare la qualità della vita, a difendere la natura, ad amare ed apprezzare quanto Dio ha creato. E questo che abbiamo appena sentito, il cantico delle creature di San Francesco, possiamo dire, Don Antonio, un santo ecologista, perché ci invita, già San Francesco ci invitava a riflettere sulla bellezza del creato, sull'importanza dei piccoli doni di ogni giorno, combinando la preghiera e la contemplazione di tutto ciò che ci circonda. Lo avete detto voi, bambini, ci ha dato il cielo, le chiare stelle, fratello sole, sorella luna, la madre terra, coi frutti, prati e fiori, il fuoco, il vento, l'aria e l'acqua pura, fonte di vita per le sue creature, dono di lui e del suo immenso amore. Ed è questa è una bellissima preghiera per l'ambiente. Se seguissi, se apprezzassimo tutto quello che fra San Francesco ci ha ricordato, sicuramente potremmo vivere meglio. E sempre su questo tema, a questo tema si è ispirato il nostro artista Nicola Nicolazzo con il presepe che vi invitiamo a visitare. E con questo spirito il mio augurio a tutti, specialmente a voi bambine e bambine, a tutti i genitori, a tutti voi amici qui presenti, perché veramente sia un Natale con questo spirito, un Natale di solidarietà, di pace negli animi, di distensione, perché la vita oggi ci porta ad essere frenetici, a dimenticare i valori veri. Recuperiamoli tutti per riuscire a vivere meglio. E un ringraziamento, lasciatemelo fare, ai genitori che quest'anno cantano insieme ai nostri bambini e a tutti i genitori che si sono adoperati sempre in questo spirito di solidarietà per allestire il mercatino della solidarietà che troverete all'interno dell'istituto vicino al presepe. Per cui a nome di tutti quanti migliori auguri per un santo Natale e che sia veramente di pace e di solidarietà. Un saluto veloce. Ringrazio la professoressa, è la dirigente scolastica che più spesso, più sovente si è relazionata con l'amministrazione comunale da quando 13 mesi fa abbiamo assunto la responsabilità di gestire questo comune, questo grande comune che abbiamo trovato e che dobbiamo mantenere e migliorare, dobbiamo lasciarlo ai prossimi amministratori nelle maniere migliori possibili. La professoressa l'anno scorso, dopo poche settimane che eravamo arrivati, esprimeva, sgomenta la sua preoccupazione per il fatto che non si potesse eseguire questo canto come sempre in passato su queste scale. Io, ignorante della situazione locale, non riuscivo a cogliere veramente la preoccupazione. Le dicevo, professoressa, ma andrete in un teatro al chiuso, al caldo oltretutto, non capisco il perché. Oggi il perché affacciandomi da quel balcone, vedendo questa coreografia umana, mi rendo conto di che cosa significa per i cittadini di questa città vedersi privati del diritto di vedere i loro figli, i loro nipoti, le persone a loro care protagoniste di questo evento così bello. Sicuramente un teatro è un teatro, ha altre positività, qua è tutta un'altra cosa. Quindi innanzitutto chiedo scusa per non avere compreso l'anno scorso il senso del suo sgomento.
Secondo, devo fare i complimenti fortissimi a questo maestro Tino Vescio, che è veramente stupendo, e quindi fate bene ad averlo, tenetevelo stretto, perché è veramente bravo e valorizza le capacità di 150 cantori senza avere avuto la possibilità di fare non 10-5 ma forse neanche una o due prove, soprattutto del complesso, in maniera perfetta. E poi auguri a questi coraggiosissimi genitori che hanno messo anche loro il berretto rosso e si sono accompagnati ai loro figli e parenti, perché evidentemente in questa maniera arricchiscono la qualità sonora del coro. Sono felice che lei mi dia la possibilità di rivolgere gli auguri a questi cittadini di Lamezia che sono con me protagonisti del loro percorso di vita in questa parte del territorio nazionale. Vivo da 13 mesi in questa città, sono orgoglioso di quello che stiamo facendo, perché sento che è importante farlo. Ed è importante perché quello che si sta facendo innanzitutto per mantenere validi i valori che stiamo portando a questi ragazzi. Sono 150 bambini, sono i vostri figli, sono i vostri nipoti, sono persone a voi cari. Ecco, teneteveli stretti, perché sono il futuro di questa città, e soprattutto fateli crescere in una famiglia serena, in una famiglia positiva, dove devono sentire l'affetto e l'amore attorno a loro, perché soltanto in questa maniera potranno dare il meglio di sé. Questa città, questa regione, la Calabria, questo nostro meridione d'Italia ha sempre difficoltà enormi, è sempre in salita, qualunque cosa si voglia fare, in qualunque attività se ci si voglia impegnare, qui è sempre più difficile che all'altrove. Allora cerchiamo di smontare questo meccanismo perverso, cerchiamo di ritornare ad essere protagonisti di una società vincente. Una società vincente vuol dire una società che, uno, ha dei valori, due, li conosce e quindi li tutela e li impone a quelli che li vogliono contrastare. Tre, vive nel benessere che non è soltanto materiale, mi permetto di dire, il benessere è psicologico, ed è quel benessere importante che dobbiamo trasmettere non solo a questi 150 bambini, ma a tutti i bambini di questa città. Io sono orgoglioso di stare qui, perché ci sono realtà come questa, e mi sento bene quello che si sta facendo stasera, perché è un momento di profondo rispetto della comunità, intesa nel suo senso migliore. Quindi grazie alla professoressa Bevilacqua, grazie a Don Antonio che ora accompagnerà con le sue riflessioni ispirate questo momento. Chiedo scusa se ho preso qualche minuto, ma era troppo importante e bella l'occasione che mi forniva la professoressa per non dire quello che ho detto, e cioè facciamo tutto per questi bambini. Grazie.